serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi li completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, regà, qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi voglio portare un video che spiega grosso modo un po' la funzione di tutte le livree nascoste presenti nel gioco di GTA, ragazzi. Io spero che questo video vi possa essere d'aiuto e adesso vi lascio al video. Allora, i veicoli si dividono in due categorie, raga. Allora, categoria 1 e categoria 2, ragazzi. Come ben vedete, nella categoria 1 vengono elencati tipo il Chernobog, l'RCV, il Cangiali, la Kula, ragazzi, l'Avenger, l'Ardent, l'Oppressor. Sono tutti veicoli armati, ragazzi, se ci fate caso, sono tutti veicoli speciali, veicoli particolari. Invece la categoria 2, ragazzi, sono il Menacer, il Patriot, lo Speedo Custom, ragazzi, il Mule Custom, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, noi abbiamo per esempio l'RCV, che è nella categoria 1. Noi dovremo prendere o la Vagrant o la Outring, ragazzi. La Vagrant la trovate su Leggendari Motorsport, raga. La Outring la trovate su San Andreas. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che avete questi due mezzi, avete sbloccato tutte le livree su quei mezzi, se volete fare il veicolo di categoria 1 dovrete andare a mettere tipo sulla Vagrant la livrea numero 22 e regà, sull'RCV ci comparirà la Scully. Ok, se per esempio invece vogliamo fare un Menacer, un Patriot, che sono veicoli di categoria 2, non comparirà la Scully, ma comparirà la Pink Green Camo, ragazzi, che sono quelle tipo leopardate, per intenderci, ok? Sono quelle lì. Quindi ve lo rispiego: se voi avete la Outring o la Vagrant uguale con la livrea 22, sui veicoli di categoria 1 ci sarà la Scully, sugli altri ci sarà la Pink Green Camo, e così vale per tutti, per tutte le livree che vedete elencate. Invece, ragazzi, per i veicoli normali, come quelli che stanno uscendo settimanalmente, la cosa è uguale, ma non ho trovato una lista a riguardo, ma ve lo posso spiegare. Allora, praticamente tutti i veicoli, quelli che hanno le livree segrete, arrivano a un tot di livree che sono più o meno circa 12-13, ok, ragazzi? Ciò vuol dire che magari hanno tipo ancora delle livree che non sono selezionate, per esempio 13, 14, 15, ok, ragazzi, a volte la 16, che può portare delle livree segrete. Quindi se noi prendiamo la Outring, andremo a mettere la livrea dalla 13 alla 16, molto probabilmente una di queste livree ci potrà portare delle livree segrete sui nostri veicoli. Vi ricordo che non tutti i veicoli portano le livree segrete, quindi se vedete che non porta niente, non vi state a uccidere, perché vuol dire che quel veicolo non ha livree segrete, ragazzi. Quindi, raga, invece a questo punto, per i più smanettoni, vi lascio in descrizione questa tabella. È un link, è un sito, ragazzi, non è niente di strano, fidatevi, potete andarci tranquillamente, se no non ve lo metterei, dove vi spiega più nel dettaglio tutto quanto. È in inglese, ragazzi, ma io vi ho già indirizzato, vi ho già spiegato le categorie 1, 2, ragazzi, e come usare le auto per portare livree. Io spero che i miei video vi piacciono. Raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e mi raccomando, ragazzi, supportate il canale. Bella, raga!